Si chiama Mahashta Murasi e pensate che possiamo considerarlo come l'uomo più vecchio del mondo, ma è anche l'uomo di cui la morte si è dimenticata. Questo mi sento di dire a proposito di costui. Pensate infatti che costui è un calzolaio di Varanasi, ci troviamo nella parte nord dell'India. E l'uomo stesso sostiene di essere nato nel lontanissimo 1835. Di avere quindi la bellezza, udite udite, di ben 179 anni. Se tutto ciò fosse vero, come effettivamente sembra essere dai documenti che possono essere letti e consultati da tutti, non soltanto sarebbe l'uomo più vecchio del mondo, ma sarebbe anche il più longevo di tutta la storia degli esseri umani. Le autorità indiane, i documenti di identità confermerebbero la tesi dell'uomo. L'età però sembrerebbe che non sia stata verificata da alcun medico, perché l'ultimo che l'ha visitato è morto nel 1971. Il calzolaio in questione, da come si legge, è nato dunque a Bangalore il 6 gennaio del 1835. Nel 903 si è trasferito a Varanasi, dove ha lavorato fino a quando non è andato in pensione a 122 anni. L'uomo dice: "Ho vissuto così tanto che i miei pronipoti sono morti da un pezzo." Insomma, chissà, chissà, e ripeto ancora, chissà, se tutto ciò è vero. E posso rilarlo sentenza. Grazie, il video termina qua. Iscrivetevi se vi va, commentate. Auguri al vecchio di 179 anni.